e ricordare che erano su tirolesi i ragazzi di Via Rasella e fare insulto alla resistenza e fare un omaggio alla tragedia incomparabile che uomini sicuramente non violenti e non crudeli vivevano se si decidevano a fare quello. Gente comunista, socialista, che sa, perché per questo era divenuta comunista e socialista, che il popolo in armi, che quello che porta la divisa, è un fratello come me che devo portare la divisa. Celebrando come faccio oggi, non l'ho fatto avanti ieri, dicendo che vorrei poter portare un fiore sulla tomba di quei 40 ragazzi, come dobbiamo fare e facciamo, ma questa ce la portiamo nel cuore sempre, questi 44 ragazzi, il cui nome non è iscritto più in nessun luogo, ma è solo iscritto probabilmente nella nostra convinzione che fossero cose e non uomini e non persone, non con mogli, non con figli, non con madri, non con le loro capacità di baciare, di baciarsi, di dare le mani con la loro insopprimibile personalità, esistenza di noi tutti in ciascuno. Questo è insultare la resistenza o non è piuttosto insultare la resistenza pensare che questa azione militare deve essere vissuta come un'unanime decisione? E forse che coloro che amano la resistenza non hanno il dovere di dire che certamente Giorgio Amendola, Antonello Trombadori, Carla Capponi, tutti gli altri compagni del Comando Militare di Roma si saranno a lungo, me lo auguro, ne sono certo, interrogati, se non stava a loro fare come il povero carabiniere, Salvo, che si dette, si consegnò, lui, per farsi giustiziare e salvare 10 o 20 persone. Forse si dirà che da questa parte verrà coscienza dell'organizzazione di classe e il carabiniere non l'aveva. Forse per questo dobbiamo pensare che non fu atroce la decisione di mettere quelle bombe, di ammazzare quei ragazzi, sapendo che sarebbero stati ammazzati 400 ostaggi poi. E ancora che non fu tormento la decisione di non consegnarsi, 420. È un'offesa, un oltraggio alla resistenza. Dire che i 370 che sono morti, sono morti perché non ci sia mai più quei 40 ragazzi altoatesini ammazzati